Ernesto Schiano, ieri c'è stato questo acceso incontro pubblico per le strade di Formia fra te e il sindaco Sandro Bartolomeo. Peraltro rappresenta anche bene un intervento che lei ha fatto sul suo blog, dove appunto parla di un certo modo di fare politica e tracciando delle linee, come dire, di disapprovazione rispetto a certe metodologie. Ecco, le due cose possono essere considerate sovrapposte, il fatto che è successo ieri con il suo intervento e comunque vuole chiarire i contenuti di questo incontro-scontro, diciamo così, con il sindaco Bartolomeo. Innanzitutto ci tengo a chiarire che in realtà non è stato un incontro-scontro, anzi è stato un confronto che si è svolto così per caso a Piazza Vittoria. Questo sta a dimostrare, tra l'altro, che in realtà non c'è nulla da nascondere, che insomma quelle che possono essere anche delle visioni differenti rispetto ad alcune questioni di per sé non devono essere considerate come un limite all'agire dei singoli e al rapporto che c'è tra i singoli, ma anche come un momento invece di in qualche modo di confronto e di superamento, insomma, di questi limiti. C'è stato semplicemente un confronto, tra l'altro dai toni molto, molto pagati, nonostante insomma stesse parlando anche di questioni importanti, e hai ragione tu quando dici che comunque esiste insomma in qualche modo una differenza tra noi, che penso che sia la differenza naturale che esiste anche tra generazioni a confronto. Comunque apparteniamo a due generazioni differenti e a volte può capitare che rispetto a determinate questioni possiamo avere delle visioni diverse. Questo non significa che comunque, così come è stato per il passato, quando superate le primarie abbiamo deciso di fare insieme questo percorso, ciò non possa avvenire. È chiaro che è un qualcosa, diciamo, di faticoso rispetto a quelle che possono essere le semplici, diciamo, coalizioni. Io lo dico, la nostra è una coalizione molto variegata, complessa, dove esistono all'interno anche anime differenti, e quindi è chiaro che non sempre, diciamo, si trova una quadratura su tutto, a volte c'è bisogno di confrontarsi, ma penso insomma che questo si inserisca nell'ambito del dibattito democratico, quindi non penso ci sia nulla da stigmatizzare. Forse, ecco, da stigmatizzare in qualche modo l'attenzione eccessiva che diciamo anche le nostre forze politiche di opposizione ripongono rispetto a tutto quello che accade, a qualsiasi piccola cosa, per cercare di ingigantirla e in qualche modo puntare a boicottare, a sabotare l'amministrazione che oggi c'è. Su alcune questioni ci sono stati, no, delle, come dire, delle uscite di binario da parte di, a volte di qualche consigliere, a volte di qualcun altro, a seconda dei casi. Sulla Formia Servizi, sul caso della Formia Servizi, sulla volontà di questa amministrazione di non costituirsi parte civile nel processo, c'è stata qualche voce fuori dal coro. Sappiamo che 3, 4, 5 delle persone che hanno partecipato alla riunione di maggioranza dove si decideva di questa cosa, dove si decideva appunto della costituzione o meno di parte civile nel processo, sono stati in disaccordo con la scelta finale del sindaco, no? Con il fatto di non costituirsi. Lei cosa pensa? E oltretutto ricordiamo che la stessa posizione l'ha assunta polemicamente proprio il delegato alla legalità e alla trasparenza, Patrizia Menanno, su questa questione. Quindi chiedo anche a lei, anche in qualità di capogruppo del partito, cosa pensa di questa vicenda. Sì, ecco, io quella dichiarazione che ho fatta non come capogruppo del Partito Democratico, nel senso che io non rappresentavo in quel momento il gruppo, che può anche legittimamente avere, diciamo, delle idee diverse, ma era una mia considerazione ed è una mia considerazione personale. Ritengo insomma che sia stato un errore quello di non costituirsi parte civile, perché comunque entrare in quel processo che rappresenta in qualche modo e dovrà chiudere una pagina, comunque, diciamo, la migliore delle ipotesi, contestata, diciamo, della storia formiana, secondo me, ecco, l'amministrazione avrebbe dovuto ricoprire un ruolo prioritario all'interno di quel processo, all'interno del dibattimento, coadiuvando il pubblico ministero e quindi le parti in causa per accertare la vera verità, che è quella che interessa a tutti quanti i cittadini. Penso che proprio il comunicato della delegata Patrizia Menanno alla legalità in qualche modo possa
possa rappresentare un po' quello che è accaduto, perché appunto noi fin dal primo momento abbiamo innalzato in qualche modo a come dire, nostra priorità quello di comunque combattere tutti quelli che potevano essere eventi sia di la criminalità organizzata, ma in generale diciamo del malaffare. Ecco, forse quest'ultima decisione può sembrare, anche a mio parere, in controtendenza rispetto a quello che abbiamo fatto. Lei, come appunto capogruppo del maggior partito all'interno della maggioranza, come valuta la gestione del caso Valerio da parte del sindaco, da parte dell'intera amministrazione comunale e a questo punto anche da parte dello stesso Valerio? Uno dei primi atti che abbiamo assunto come consiglio comunale è stato quello dell'adozione della Carta di Pisa. La Carta di Pisa, che è questo documento che impegna tutti quanti noi a un comportamento, diciamo così, retto cristallino. E beh, da lì viene fuori, diciamo, la nostra richiesta, diciamo, di fuoriuscita dal Consiglio Comunale. Proprio da questo noi abbiamo valutato e ritenuto che il comportamento di Valerio nei nostri confronti e nei confronti della maggioranza non fosse stato cristallino, non fosse stato ispirato completamente alla massima condivisione, diciamo, di quelli che erano i fatti. Perché dico questo? Perché noi abbiamo dovuto venire a conoscenza del fatto che lui fosse il legale di fiducia di una famiglia che in passato legata, diciamo, a vicende di camorra e comunque in qualche modo ancora sotto le luci dei riflettori. Questo l'abbiamo saputo soltanto quando ci siamo insediati nel Consiglio Comunale, oltre al fatto di aver scoperto che Valerio era proprietario, aveva acquistato degli appezzamenti di terreno in una nota località che da tutto quello che è successo è diventata ancora più nota, la Cerbara. Ebbene, noi durante la campagna elettorale avevamo proprio imputato alla parte opposta, che si contrapponeva a noi, il fatto che su quelle colline la precedente amministrazione volesse compiere un'importante speculazione edilizia, cosa invece che noi non volevamo. Il fatto che noi abbiamo tra l'altro svolto una campagna elettorale in questo senso, senza che lui a sua volta ci dicesse come stavano le cose, è diciamo, un ulteriore fatto che è venuto ad incrinare un rapporto di fiducia che c'è all'interno della maggioranza. Per questo noi abbiamo chiesto che Valerio facesse un passo indietro, perché appunto noi come amministrazione fin dall'inizio abbiamo voluto dare un segnale forte, netto, in qualche modo intransigenza rispetto ad alcuni aspetti non potevamo permettere di passarci sopra come se nulla fosse. Questa è stata, diciamo, la motivazione che ha spinto me e il gruppo consiliare che in questo caso posso dire di rappresentare. Tutto quello che poi è venuto fuori in seguito con il video di Valerio, la registrazione, che tra l'altro io voglio stigmatizzare come comportamento, perché ecco, questo forse, diciamo, in questo momento dove viviamo un grande caos e dove, diciamo, i valori vengono a scadere, il fatto che una persona si rechi ad un incontro che comunque è un incontro, diciamo, tra virgolette, di cortesia, richiesto per chiarire determinate cose con una registrazione, secondo me anche questo non dimostra, diciamo, una buona fede comunque dei presupposti positivi per mantenere e per chiarire una questione così come aveva chiesto fin dall'inizio. Dove va il Partito Democratico adesso? Cioè, quali sono le tue aspirazioni all'interno del partito, se ce ne sono? Qual è il futuro imminente del partito a Formia? Qual è il tuo slancio in questo momento all'interno dell'amministrazione comunale e all'interno del partito? E soprattutto, che prospettiva di avvicinamento c'è con le altre forze di rinnovamento? Il Partito Democratico deve essere uno stimolo al governo, deve in qualche modo spingerlo a fare le cose, perché questo è un paese che ha bisogno di riforme, è un paese immobile da 20 anni e ha bisogno di una forza progressista. Ecco, il Partito Democratico oggi deve diventare quella forza progressista in grado non soltanto di ideare e di pensare una strada, ma anche in qualche modo di riuscire a percorrere. E io penso che quello che sta succedendo a livello nazionale possa e debba succedere anche a livello provinciale come a livello locale. Oggi noi ci troviamo di fronte a uno scontro generazionale. Io penso che sia arrivato il momento del passaggio del testimone. C'è una generazione che sta scalpitando, che è quella dei quarantenni, che per assurdo, come dicevi tu,
sono considerate ancora oggi dei giovani. Se oggi sono quarantenni come me, un giovane, io voglio capire un 25enne, un 20enne che cos'è un bambino. E questo, diciamo, questo paese è tutto al contrario, c'è bisogno di recuperare un attimo anche, oltre a quelli che sono i valori quali moralità, trasparenza, onestà, ma c'è bisogno anche di rimettere al loro posto alcuni tasselli. E c'è bisogno che una generazione che è stata per troppo tempo, ecco qui uso un po', insomma, anche una metafora che usa spesso Renzi, in panchina, possa scendere in campo e svolgere un ruolo da protagonista. Dopodiché, quando tu fai riferimento alle altre forze civiche che possono far parte, diciamo, del contesto sociale di questa città, ben vengono loro come chiunque altro, purché si capisca qual è l'obiettivo comune. L'obiettivo comune del Partito Democratico è quello di fare il bene alla gente.